Signore. Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ercolino Liberati, classe 1922, ha festeggiato qualche giorno fa con una settimana di ritardo rispetto alla sua data di nascita, che cadeva il 30 maggio 1922. Una data da non dimenticare, anche perché da questo anno cominciava il ventennio fascista. Attorniato da parenti, amici, figlia e nipote e dall'inseparabile consorte Sabina, sempre amorevole al suo fianco, prossimo anche lei all'ambito traguardo. È stato felicissimo di tagliare la torta e offrirla a quanti sono arrivati a salutarlo al famoso ristorante L'Amicizia di Bisenti, dove si è svolta tutta la cerimonia ed i festeggiamenti. Il primo a portarlo l'omaggio, l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco dottor Renzo Saputelli ed il vice sindaco ragioniere Umberto Di Sabatino, consegnandole una targa ricordo ed il logo in ceramica di Bisenti. Ma Ercole non ha resistito per la felicità e si è commosso per la grande accoglienza dei tanti amici e parenti. Ma, come dire, si è subito ripreso ringraziando il sindaco e vice con delle belle parole. «Voletevi bene», ha proseguito Ercole, «come io ho voluto bene a voi, voletevi bene in questa terra perché al di là non ci sta e non esiste niente». E via un grande applauso. Ercolino, lucido dal temperamento energico, caratteristica che ha conservato fino ad oggi e lo ha contraddistinto durante la sua lunga vita, ha accolto tutti, non disdegnando di intrattenere i presenti con racconti, aneddoti e proverbi. Originario di Troiano, la contrada più bella e assolata di Bisenti, tutta esposta a mezzogiorno. Il super nonno è conosciuto per essere un modello di onestà e laboriosità, arzillo, lucido e sorridente, un uomo molto conosciuto e stimato in paese, che ha saputo portare avanti molto bene, insieme alla sua moglie, signora Sabina, una famiglia con tutti i crismi nel pieno rispetto delle leggi e del prossimo. Diciamo punto di riferimento per molte altre famiglie del circondario. Tanti suoi ricordi della sua lunga vita, dalle esperienze da giovane soldato a Trento e poi Velletri durante la Seconda Guerra Mondiale, una vita dura con tanti sacrifici. Per essere un modello di onestà e laboriosità, ancora oggi è innamorato del suo orto e della sua vigna, che visita ogni giorno facendo una passeggiata durante la frescura. Non per questo il periodo e l'ora è propizia a dare questo antigritto camico, sì, lo zolfo bagnabile, contro l'oidio e la peronospera, sperando di assaggiare qualche grappolo di Montonico. Innamorato della sua vigna e del suo orto, abbiamo detto, e di giorni di festa e di riposo, una partitella a carte con la passatella, giocare a morra e poi innamorato del ballo. Ha guidato fino a qualche anno fa, poi costretto a fermarsi per via della vista. Negli anni 50, il periodo dell'immigrazione, anche Ercolino con la sua valigia di cartone si è imbarcato da Napoli per arrivare in America del Sud, a Caracas, dove qui ha fatto di tutto, dalle mansioni più umili con spirito di adattamento, carpentiere, falegname, muratore, pur di raccimolare qualche pesetas. A Caracas è rimasto 5 anni circa, il tempo di fare un bel gruzzoletto, tanto quanto bastò per tirare su la sua villetta al centro di Troiano. Qui proseguì il lavoro che aveva appreso in Venezuela con diverse imprese del luogo, poi ancora qualche anno in Svizzera, anche qui ben visto e ben voluto. Ma torniamo a noi, no, anzi torniamo all'amicizia.
Una festa in grande stile e un successo previsto grazie a mamma Assunta ed il consorte Claudio, senza trascurare il nipotino Emanuele, che hanno saputo curare con grande maestria e signorilità anche i minimi particolari. Ad onorare ed omaggiare il grande Ercolino con grande sorpresa per tutti, il famoso gabarettista Germano D'Aurelio in arte Induccio, che sentiremo più tardi. Forse a qualcuno sembrerà ambizioso, fazioso o a qualche altro eccessivo, esagerato, ma credetemi, non riesco a trovare le parole adatte, giuste per questo banchetto in onore dei 100 anni di Ercole, con tutte le sue fatiche e le sue glorie. Non era un ricevimento e neanche un cocktail, né un lunch, dicono gli americani, e neppure un breakfast, avrebbero detto gli inglesi, neanche un party francesi. Io lo definirei una giornata ufficiale in onore e in occasione al ricordo dei 100 anni di Ercole. È bello e meraviglioso in tale occasione essere ricordati. Fa veramente piacere, al di là di ogni polemica. Non c'è di più bello della memoria di chi ama e avere nello stesso tempo nella memoria chi amiamo. È meraviglioso perché ci fa sentire che la vita, al di là di tutto, il bene o il male, il giusto o l'ingiusto, il vero e il falso, ha avuto ragione d'essere. Siamo tutti lieti e felici, caro Ercolino, che la tua forza e il tuo coraggio siano stati premiati. Ancora 100 di questi giorni. Vediamo. Io la volevo ringraziare a distanza di 20 anni, se sono ancora qua, anche
Mary, le tue mani. Dai, mi fai commuovere, diciamo, dai. Diciamo, come tuo padre. Ti scriviamo in due battute nel tuo papà, Tolino. Io per me che posso dire? Che un padre esemplare. Essere padre, cioè diventare papà non ci vuole niente, però esserlo non è facile. Per me lui, devo dire che è stato il massimo. Che condotta di vita ha fatto? Beh, ha sempre lavorato e continua a lavorare per la campagna, fa tutto, fa la legna, zappa, di tutto. C'è un papà d'oro allora. Sì, per me sì. Grazie a te. Piccolino, tanti auguri, senti una cosa, dobbiamo andare giù, vado a prendere. Noi ci vediamo sempre, quanti forte, io potete prendere la corona? Sì. Così. Tanti auguri. Tanti auguri. Vabbè. Auguri a Dio. Là ci mettiamo, là dietro, okay. Vieni Arconi, facciamo. Allora, questo lo lasciamo di qua. Allora, facciamo le foto di origine. Guardate qui, grazie. Aspetta un attimo, dai, la commozione ci può stare, tranquillo. Intanto facciamo gli auguri, l'applauso. Grazie a tutti, vi auguro a tutti arrivare a questo giorno come ci sono arrivato io. Grazie! Tanti auguri a tutti, amici, parenti, i bambini, tutti! Grandissimo! Questa terra, perché dell'anno sta dentro. Ora vuoi consegnare? Vai, apri. Allora, guarda che non so più. Da parte della stazione, un piccolo ricordo.
Davanti, davanti è piegata la cosa. Allora è un ricordo dell'amministrazione comunale fa al nostro centenario. Grazie al sindaco e a tutti gli amministratori. Volete bene come io volevo da loro. Perché anche io voglio bene a loro. Noi lo sappiamo. Auguri, basta così, tantissimi auguri. Una fregatina, eh? 192. Ma senti? No, 92. Da dopo per la prova. Ercoli, Luigi, Luciano. Ma non mi devo dare la barra, mando male. Non mi devo domandare male. Che me ne è, ma non mi devo dare. Ti sei emozionato, come mai? A chi è dovuta questa emozione? Non lo so, manco io li saccio. Che grazie diciamo a questi? A questi cittadini, a questi amici, a questi parenti? A tutti le grazie, tutti, tutti, amici, nemici, parenti, tutti, tutti. Diamogli un consiglio, come si fa ad arrivare a 100 anni? La mangiare le patate. Ah, le patate. Fagiolette e patate la mangiare. Le patate imbriatorie o diversamente? Pure all'esse buone. Ah, pure all'esse. Buon appetito a tutti. Un applauso da soli ce lo possiamo fare. Che ci mangiamo? Adesso. Che ci mangiamo? Quelle che ci hanno, esatto. Ok.
Ciao. Ciao. Eccoci ancora, come se il tempo non fosse passato mai. Ecco la strada coi suoi colori, la stanza coi nostri fiori. Ecco l'odore che non ti lascia più. Ti rivedo dentro un tramonto che si riflette nel mare. Sul tavolino c'è il tuo bicchiere e il fumo della sigaretta. E non c'è fretta, adesso il mondo è qui. Per un giorno portami via lontano dall'inverno, soltanto per un giorno, c'è un'aria di tempesta e io mi perdo. Lunghi silenzi, spazi incolmabili, muri che non crollano mai. Le solitudini, le moltitudini, nel dedalo di mille realtà. Il suono lieve dell'innocenza, il fragore della malvagità. La vita è un premio, una condanna, dipende da come ti va. Eccoci ancora, persi in un tempo che ormai non ci appartiene più. Come il fumo della sigaretta, come la cenere che cade giù. E nel tramonto, ora non ci sei più. Giorno, portami via lontano dall'inverno, soltanto per un giorno, c'è un'aria di tempesta, soltanto per un giorno, c'è un'aria di tempesta e io mi perdo. Ma che problema? E lui?
d'orgoglio d'Abruzzo. Nduzzo! Arrivare a 100 anni per vederlo. Ma l'orgoglio nazionale sei tu, sei. Cioè, già dal nome Ercole porta tutte le parti, insomma. Tutte le parti ancora funzionano tutte. No, ma credo che siccome era anziano sei da scusa. No, non mi è il dottore, però è figlio il dottore, però parla, ci siamo una cosa, io devo andare lì perché sto andando. Palito, se ti serve qualcosa a cattedra, che io te lo posso dare. Ercole, io sono veramente emozionato perché come lo vai a studiare? Perché davanti a te, insomma, tu sei un monumento, 100 anni, insomma, giocavo anche giù in città, di solito due caselle. E tu già li hai compiuti quando? Il 30 maggio, quindi di segno zodiacale sei? Gemelli. Ma che era d'oro, l'avevo mai stile, ma che senti, che c'è nella vita una cosa che avessi voluto fare e un tempo non è riuscito? Ma veramente fa un volevi dare alla politica, diceva la verità. No, allora la politica mi ci sono passato la cavolo. Sì? Ma è bello. No, ma è bello. No, te lo dico io perché se ti è buona. Ma io già so. Ti è malone. Oh, io adesso non lo so se te l'hanno già chiesto, ma il segreto per arrivare a te caselle, qual è? Questa è la cosa un po' difficile. Allora, per cominciare da cominciare da quando si vede, però per fare questo, perché se no allora chiamate quanti tempo di fare faccio la pezza la sera e per cosa la fa la sera? Perché ero solo stancato. Massore, ti do una domanda, massore, ma volevo dire, ti impegni più poco, per cogliere le girette. E quindi, la salute sta? Allora, sta. A mangiare meno? A mangiare no, perché non mi mangiare ancora, la mattina siamo 27. 24 piezi, che mi scegli d'oro. Ma il lievito è importante perché ti fa... Ma quello è la pizza di bandiera. La pizza di bandiera. Tu mi di una volta. Senti, invece io ho intervistato 2 anni fa una donna che faceva 100 anni e ho chiesto alla signora, tutto vero, cioè, signora, qual è il segreto per arrivare a 100 anni? Lei non so se ha capito la domanda perché mi ha risposto, mi sa morto un marito giovane.
Senti, io so che tu hai fatto, sei nato a Bisenti, vivi a Bisenti, ci hai avuto una parentesi, anzi a proposito superbi che si dette, c'era uno zio di mio padre che teneva 98 anni, ha cominciato l'invernata, viveva da solo in campagna e senza riscaldamento, io l'hai da trovare, ha detto se no, sa com'è, l'inverno si sta avvicinando, tale di... Non fu solo caso che facessi un vestito, il vecchio la capiti e se pensasse pazze da... Dico perché eri stupido. Assolutamente. Perché qua gli aveva detto che lui chiede per tre persone. Ma tu nella vita sei stato sempre presente tranne un paio di assenze. No, no, ma io sono vestito la Venezuela, abla, abla Cassiano, signor. Abre, abre. Pochito, pochito. Che ci stava di buono allo Venezuela oltre a Lucal? Ma no, guarda, ci cattivo però sono stato buono, perché mi ci faceva la chiesa. Io che fa la chiesa, ma si viene da quella spagnarti quelli che sono di bevendo. Tu fatto della pizza da quando eri bambino? La pizza del bambino. Là che la persecola, un giorno, gli caricavano un cane, che non si poteva fare. Mi correva avanti, non potevi mangiare, guarda. Poi le caricavano, ogni tanto per fare con quello che fece un po'. Se no, se potevi portarmi. E quindi ti sono fatto una casa dove? A Caracas? No, no, è a Caracas. Ah, tu hai risparmiato là per farti la casa qua, quindi la casa tua qui, c'ha, sì lo so che tu sei la tua, c'ha, ma c'ha un po' di sapore di, che soldi ci sta là? Bolivar, la ragione. E Bolivar, quella casa mi costò, io quando mi costò a che ritiro? 3-4 mila lire. No, mi costò... Ti vuoi dar conto? Ma te lo dico io, 4 milioni di lire. Oh, ah, l'aria non mi piace. La moglie mangi, sono dei buoni da noi. Ah, quindi tua moglie a tua monte? Caracca, povero, mio moglie, ci sono i tuoi. Tutti si accorgono, qua ci vuole la camera. Grazie. Quota 1000. Io sono fatto tutte quante. E poi sei andato in Svizzera. Io vado a Svizzera. E perché ti è piaciuta la Svizzera? No, la Svizzera mi piace oggi. Che è preciso. Benissimo. E quanto tempo allora, sei stato? Io vado a Svizzera per 6 mesi. Ho un tratto da Armenia. E eri stagionale. Stagionale. Allora io ero padrone, gli dice, vedi che io sicuro vai là però. Non voglio sopportare pure voi, però voi mi ci stai già là, che mo, perché come tu. Mi vedesse, tu sai che fa, mi dammi un contratto, tu porti a calla la moglie, dopo le faccio un marito come turista e tu sta tranquillo con le buste della signora che te lo so, si ripiede tua moglie. Che classe, che ti voleva bene il padrone. No, lui si va come dopo quello che mi voleva, arriva a scendere, faccio un contratto come tu. E dopo mi fregò. T'ha fregato? Sì, perché mi fregò. No, non ho capito. No, mi si abballò, ma oggi mi lavorare un po' la gara. Non ho capito, sto passaggio. Perché guarda da poco. Mi si ammalò la moglie. Io mi portò l'ospedale, e all'ospedale io volevo rimanere con grata. E allora c'è un applauso perché alla tua fortuna a volte... E poi si dice la casa me lo sono fatta. A Besini si sta buono. E allora si faceva la casa. A che ritiro la cosa? Come la Roma, compagnia bene?
che gli ha domandato non è che era più Foregna che lavora con l'Ulai, che tu hai potuto per conoscere Castiglia Pascale, che era Alessandro De Marchi. Allora c'è una storia di notai, eh? Allora mi disse, mi ha chiamato, ma io non lo dare, non lo dare vecchio, però non lo dare, mi disse, questa è la strada a casa, è investita a me, allora non ti può fare niente, a casa ti può fare solo. Sta a posto. Signori, io sono ammirato dalla lucidità di questo giovanotto e sono certo che sti solo alla prima tappa qua. Poi lascia pure che ci sta qualcuno più di me. Vabbè, però devo dirti, cioè tu hai sempre mangiato poco, vedo dalla... No, io mi sono sempre regolare. Perché ha toccato? Non è che sono mangiato assieme un magnolo. Però sono sempre stato magro? Però non ubriaco, sono stato. Però, sì, però ti dico la verità. Con i vini che stanno da queste parti, con Antonio che beve, rimane poco, voglio dire, da fatarlo. Qual è il tuo vino preferito? Due bicchieri al giorno con mischiato con la gazzosa. La gazzosa, però il rosso o il bianco? No, quindi più leggero, meglio. Leggero, quindi. Però quando facevi le passatelle, però... Ecco, l'ho raccontato questo. So che sei il re della passatella. Ma qua che passatelle facete? As re 3, com'è? As 3 re 21. A 21, ma fa la partita, passiamo un po' di tempo, i compagni, a me, perché trovi lo sotto che risturto, ma via poco, lì fa. Per l'onore. Come fregata, ma qualche compagno di passatelle ci arrestate e ora mettiti a favore, vedi qua fatti vedere dalle telecamere, parecchie partite insieme abbiamo fatto io e lui, loro compagno, portando un collega, sì, no? Mi disse, poi avete sentito in fondo? Lo dico, ci sento o ci sento? Ha detto che lui prima di cominciare dichiarava, a me non mi esce, ma se mi esce non ti incappeva nessuno. È vero? No, è vero. E chi sarebbe vero? Il padrone dello sotto, come se fosse un padrone. Allora, per scherzi, allora aspetta, gli rinvio. Senti, io sono venuto qua per raccontarti un po' di cose, ma sai, sono tante di più le cose che mi racconti tu a me. Io per esempio ho un nonno che non è fregno come te. Però, insomma, siamo là. Mio nonno c'ha 98 anni, ha italo-medica, gli ha detto, dottor, che dice? Ci arriva a 100 anni, e lo medico ha detto, occhi chiusi. Però che non c'è per gli stargoli. Invece ce ne fa lo freddo qua? Beh, sì che ci stanno per camminare il mare, no? Ma mamma, ma chi chiama, no? Non faccio una nave. L'ultima di vacanza quando l'ha fatto? Nel 2015 che si è chiaro richiesto.
Io mi ricordo a Pescara il 2012, ancora di più. Già 7. Pure 15 li fece la nuova grossa. Pure 15. E allo 12? Già arrivare. Tutto a Pescara. A Pescara ha fatto una neve che veniva dal mare. Una neve che manca per cucire la lucella. Non che dalla... Amico mio, la casa in riva al mare, i sarimbiti di neve tutta la porta della casa. Che noi li avevamo trovati al garage. Dopo un po' di notte che mi ha trovato, ho detto Paolo, che cazzo è, ne voleva la neve davanti alla porta, ma tira la va. E che l'ha, che ce l'ha messo che ci vedeva? E quello che ce l'ha messo, gliel'ha levato. Ad aprile ha uscito lo sole, si è squagliato la neve, si è frascicato la porta a fare quello che ci sa male. Cioè? Curire che un garage mi prende una leva la nuova che ho un muro che me le mando io. No, no, dice, vedi che è che io mi sento da poche ventine di caro che mi prende le palate. Ah, io sono lì. A me ci ha mandato un gummo. Ah, sta il gummo. Il gummo è tirato. Ah, no, 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 tutto il mio pubblico, da e dopo una cosa va nel giorno ci è morto da dove non sono già qui e non aveva di più e mi ha fatto pagare quando come a sera da Roma dopo che ha fatto la parola c'è quel caspetto da Gemmenino quel caspetto addirittura quel caspetto lo mi ha detto che lo mi si dice faccio la bisogna del caspetto quello. E io non ci posso stare andando a mangiare, che caimo, ma io sono da mangiare, no. E non si tu che cascate. E pure, come le cose, le riprendo tutto il mondo. Quando sono loro, ah, no, vedi, che ti mangiano. Ah, non mi ci ha mangiato comunque, che ti ci ha mangiato? Non mi ci ha mangiato una per l'assessore, mi sta facendo, però qua io sì, non la pagavo. Ah, per la moratoria sono 50 euro. E tu gli sei detto cazzo per un ricordo che ti rendi, sai? All'evacuare. Due metri di roba, cammino. E che ora gli parla? Senti, l'ultima domanda, dopo non ti stresso più. Tu nella vita hai fatto dall'edilizia a, al contadino, cioè l'agricoltore. Ci ho fatto sempre come un manuale, come un manuale. Ma un pezzo di terra, le te? Poca roba. Che ci hai messo? Però mi imparo a mangiare, mi imparo a fare i soldi, mi imparo a fare i soldi. Un pezzo di terra ti ha imparato a fare i soldi? I soldi. Perché? Sono perché non te lo hai i soldi. Senti, io un pochino ti invidio perché noi ci stiamo a morire tutti di galla qua. E tu? Una roccia. Grazie a Dio, non c'hai una goccia di sudore, però tranquilli. Ma che aria condizionata c'hai? Ma guarda, forse bisognerebbe vedere, che ne sai? Siccome sei contro un medico, no? Ah, per la moratoria sono 50 euro. E tu gli sei detto cazzo che era un ricordo che ti rendi, sai? All'evacuare. Due metri di roba, cammino. E che ora gli parla? Senti, l'ultima domanda dopo non ti stresso più. Tu nella vita hai fatto dall'edilizia a, al contadino, cioè l'agricoltore. Ci ho fatto sempre come un manuale, come un manuale. Ma un pezzo di terra le te?
Poca roba. Che ci hai messo? Però mi imparo a fare i soldi, Un pezzo di terra ti ha imparato a fare i soldi. Perché? Sono perché non te lo hanno i soldi. Senti, io un pochino ti invidio perché noi ci stiamo a morire tutti di galla qua. E tu? Una roba. Grazie a Dio, non c'hai una goccia di sudore, non è qui lì. Ma che aria condizionata c'hai? Forse bisognerebbe vederli, che li sappiamo. Siccome vedessi la moto numerica, no? Vedessi. Cadrò in borgone grosso. Tu? Ma perché eri generoso? Ma che ti ancora grosso? Grosso, almeno il sistema. Bombe buono! E mi va a fare la retta un po', che è rosso. E mi ha bene adesso. Bravo! Cucina avanti! Io vorrei qualche testimonianza, nipoti, figli, Emanuele, dove sei? Una volta mio zio ha ballato con tre donne. Addirittura. Ma come mai? Eri indeciso? Ho le messe belle in fila, una alla volta. Zio, te lo ricordi quando hai ballato con tre donne? No, erano cinque, sì. Cinque, ma le sì perché? Ti sono abbassato la vista. Cinque donne. Allora fai scegliere il suo padre. E tu che dicevi? Vieni pure tu, ecco, dai. Vieni a dire una cosa dello zio. Lo zio è un grande. Ma poi me lo sono accorto dopo tre secondi. Ed una dolcezza unica e speciale. È speciale in tutto. Mi ha sempre accoccolato. Amorevole. Molto. E noi lo siamo. Un ricordo bello di lui quando eri bambina, che ne so. E non siamo stati molto vicini quando ero piccola. Me lo sono accorto dalla pronuncia. Perché... Dove stai? Stai fuori? Ai stivaggini! Bettigini! Oh, io sono 5-6 anni che vengo tutte le sere alla scuola serale, mi vuole mandare a parlare un giudice. Come è la prima volta che sono salito a fare una festa lì a Giuliano, come sono calato la macchina, era una festa di un'età. Venne l'organizzatore e mi disse le migne, le pepene, no, le migne, le maccarine crocicche. Io da Pescara non sapevo se forse sarà una cucina locale. Guarda, l'assaggio volentieri, non lo so, non so io se le maccarone. Le maccarine crocicche, le peparille. Ma tu parli un presentoso antico? No, poco. Come è? La tua aria condizionata, tu sei, vieni qua. Tu sei? Lui è il mio compare. Oh, t'ha battezzato? Sì. La Cumaruccia. Siamo tante sorelle, cioè tante compagne. No, perché di solito è la femmina che fa da cumare. Sì, la moglie. Ah, è per cui lui allora è il cumare. E visto, la Cumaruccia ti sta fa lovendo da reso. Manca la più vicina. Senti, io vorrei cantare qualche canzone, che ne pensi tu? Ma che conviene, ci posso accompagnare a cantare. Qual è la canzone che ti ricordi di più di Induccio? Ma se mi piace, canti, se mi inganni mi stai zitto. Ci provo? Maestro, ce l'avete un re maggiore? Dica te, ha scritto contattare Induccio e ha scritto un numero di questo soggetto qua, fatto vedere pure tu, lo vedete sicuramente su Rete 8 purtroppo, insieme a me.
No, purtroppo insieme a te. Guarda, tra 200 invitati? Più o meno. Allora, una sola persona mi ha riconosciuto che mi ha visto a Canale Italia, per fortuna, quindi ti sei salvato una sola. E solo un'altra mi ha riconosciuto e mi ha detto, ma tu sei quello che sta in televisione con Duccio, mo? È peccato a dirlo, chi è stato, uno solo. Non te lo puoi mai immaginare chi può essere che mi ha riconosciuto. Cioè, no? Tutti i personaggi della società, no, un nero, sta sempre nero. Don Luigi, sono forte. Tutto mi aspettavo, ma che lo dica a noi, Don Luigi. Ma sei parlo di qui? Sì, da 5 anni. Dio ti benedica. Ma sai che sei forte? No, si è riuscito a fare quello che non sono riuscito a fare io. Cioè? Perché io dopo 5 anni di seminario sono uscito. Ah, quindi grazie a Dio che sono arrivato alla fine. Brava, ma sì, perché sono uscito, perché ci avevano detto, io ero ragazzo, 16 anni, ma avevano detto che non potevamo avere la moglie. Ah. Invece non è vero. Perché? Perché non potevamo avere una moglie. Se l'avessi saputo magari. Veramente un applauso a questo giovane parroco che credo abbia ravvivato la comunità. Spero di esserci. Tu di dove sei? Torre dei Passi. Dai, la torre. Riparta nostra. Sì. Torre dei Passi, non so se lo sapete, è conosciuto in tutto il mondo perché esporta il vino. E non è una filare di vigne, niente. È vero. Senti, com'è la frequenza sua in chiesa? Beh, vabbè, diciamo che è normale. La domenica parte con la buona intenzione, poi già arriva. Come la maggior parte del resto, no? Come la maggior parte. L'intenzione fu aspetto per la strada, insomma, no? Vabbè. No, devo dire. È vero però che l'estate c'è meno frequenza. Sì. Io ho notato, non lo so se è vero, che il caldo e l'estate è nemica della fede. Ma veramente per andare a chiesa nostra si sta fresco, quindi un po' più allo fresco ci potesse pure venire. Grazie a Pedro, insomma. Perché da noi a Pescara l'estate, la domenica la gente va tutta rumana. Non andrei a chiesa prima di chiedere a lui. L'anno scorso, la domenica di luglio. Però quel signore una cosa vera l'ha detto, incontrato a chiesa, cioè la cantina, un bar. Ah, è una chiesa, ma la stessa religione, no? No. Il parroco mio al mio nonno gli ha domandato perché bevi troppo e lui ha detto perché l'ha lasciato detto Gesù. Ha detto, ma quando all'ultima cena, lo sai, sì, Gesù ha lasciato detto due cose, una cosa ai politici, e prendete e mangiatevi tutto e ci hanno riuscito, e la seconda cosa per l'imbriacone. Perché Gesù all'ultima cena ha bevuto il vino e ha detto fate questo in memoria di me. E mio nonno ha detto solo io sono cattolico, vergognatevi! Il prete che è tempio! Empio! E mio nonno ha detto fammi finire un bicchiere! E empio un altro! Ma il problema dell'estate, ma te lo dico veramente! Era luglio dell'anno scorso, una domenica in Gistevenisciune, un bambino, così 6 anni, è entrato, Gistevenisciune, allora è andato direttamente sul capo all'altare dal prete e ha detto buongiorno padre, il prete ha detto di a mamma che parlasse di meno. Senti, no, mi fa molto piacere che sei qui perché vuol dire che vivi molto la comunità. Certo. L'ultima, tu sei 5 anni che stai qua, sì. Quindi prima appena ordinato? Non proprio. Il primo anno e mezzo sono stato vice parroco a Pescara e poi. Che parrocchia? Pescara Colli, San Giovanni e San Benedetto. Ah, San Giovanni, sì. E come mai ti hanno lasciato andare? Il vescovo ha deciso, il vescovo decide. Trovate gli umili. Certo. Sta bene. No, sicuramente sta bene. E confessa bene? Lo chiedo alle femmine, confessa bene. No, sapete perché lo dico? Che al paese mio è arrivato un prete giovane.
E il venerdì da noi e la penitenziaria si fanno venerdì, insomma. Non lo so qua poi. Qua quando capita. Quando uno sta sente. E allora il prete Giovane ha detto a quello più anziano, ha detto, guardi, io non ho mai confessato, e quella già ha detto, ma mi metto vicino a te, tu mi ascolti, vai di confessione, capisci come funziona. E lui, povero prete Giovane, si è messo vicino e sentiva come faceva il vecchio parroco, prego la porticella, si è lodato, sempre si è lodato. Erano a confessare solo le femmine, perché il venerdì era un giorno di un peccato ricorrente, diciamo, e quindi da quanto tempo non ti confessi, quella settimana, vabbè, è tra settimana comunque, che peccato hai fatto? E lei è il solito, e te che era cantina, padre, non volevo, ho tradito mio marito. E allora il prete vecchio gli ha detto, guarda, già il fatto che stai qua, il Signore è contento che ti sei pentito dei tuoi peccati, fa una cosa, uscendo di chiesa, di una per Maria e mette 10 euro nella cassetta delle offerte. Si è andato Gesù Cristo, ha aperto la traporticella, uguale, quando è tempo, una settimana, che peccato. E padre, non volevo, non volevo, non ho capito, ma che ho tradito mio marito. Già il fatto che sei qui, Signore, con te, uscendo dalla chiesa, recita Ave Maria e metti 10 euro nella cassetta delle offerte. Ha visto l'orologio, quell'anziano, e e quello giovane ha detto, ma io non ho mai fatto, è uguale, è triste di venerdì, tutto il stesso peccato. Allora cominciato il giovane, apro la porticella, quando è tema, una settimana, che peccato hai commesso? Padre, ho tradito mio marito, sapevo, questo è uguale. E quante volte? 3 volte. Nella settimana, sì. Ha detto, fai una cosa, uscendo fuori dalla chiesa, recita Ave Maria e mette 50 euro dentro la cassetta, puoi tradire tuo marito ne 3-5 volte. Un applauso al parroco. Non lo so qua poi. Qua quando capita. Quando uno sta sente. E allora il prete Giovane ha detto a quello più anziano, ha detto, guardi, io non ho mai confessato, e quella già ha detto, ma mi metto vicino a te, tu mi ascolti, vai di confessione, capisci come funziona. E lui, povero prete Giovane, si è messo vicino e sentiva come faceva il vecchio parroco, prego la porticella, si è lodato, sempre si è lodato. Erano a confessare solo le femmine, perché il venerdì era un giorno di un peccato ricorrente, diciamo, e quindi da quanto tempo non ti confessi, quella settimana, vabbè, è tra settimana comunque, che peccato hai fatto? E lei è il solito, e te che era cantina, padre, non volevo, ho tradito mio marito. E allora il prete vecchio gli ha detto, guarda, già il fatto che stai qua, il Signore è contento che ti sei pentito dei tuoi peccati, fa una cosa, uscendo di chiesa, di una per Maria e mette 10 euro nella cassetta delle offerte. Si è andato Gesù Cristo, ha aperto la traporticella, uguale, quando è tempo, una settimana, che peccato. Ha detto, padre, non volevo, non volevo, non ho capito, ma che ho tradito mio marito. Già il fatto che sei qui, Signore, con te, uscendo dalla chiesa, recita Ave Maria e metti 10 euro nella cassetta delle offerte. Ha visto l'orologio, quell'anziano, ha detto, e quello giovane ha detto, ma io non mi fatto, è uguale, è triste di venerdì, tutto il stesso peccato. Allora cominciato il giovane, apro la porticella, quando è tema, una settimana, che peccato hai commesso? Padre, ho tradito mio marito, sapevo, questo è uguale. E quante volte? 3 volte. Nella settimana, sì. Ha detto, fai una cosa, uscendo fuori dalla chiesa, recita Ave Maria
3 euro. E mette 50 euro dentro la cassetta. Puoi tradire tuo marito una 3-5 volte. Un applauso al parroco. Senti, invece dobbiamo a te la mia presenza qui. Praticamente intercettato Stefano, e poi che è successo? Niente, stavo sentito e venuto. Ma tu quanto tempo fa? Marzo, sì, 3-4 mesi fa, più o meno 3-4 mesi fa. E lui ogni tanto ti telefonava, dove sta Stefano? E chiedeva: come sta l'unone? Guarda, l'ultimo messaggio l'altro giorno: come sta il festeggiato? Benissimo. Sì, va. Ma come, guarda, io sono rimasto anche molto sorpreso perché mi ha riconosciuto, mi ha abbracciato e credo che mi conosceva abbastanza bene. Ma sì, ma infatti per quello, cioè più che altro sapevamo che era un tuo fan. Un mio fan. Beh, io ricordo qua le feste migliori che facevo, le feste dell'uva, quando era a ottobre, che non era dell'uva, era pure lui. Io ma non mi ricordo preciso, se trovo la piazza, la trovo, però si scendevano 2 gradini e si era la cantina privata di un signore. Io mi ricordo come sono entrato, come sono uscito, non mi ricordo. Don Riccardo. Don Riccardo, era sua la cantina. Sì, è di fronte del parroco. No. La cantina dell'ex sindaco, anacleto di Francesco. Di Francesco? Mi pare. Il presidente della Prologo in questa via. Bravo, e ci sta ancora lui? No. Ahia, la cantina? La cantina. E allora, deve sempre fare una preghiera. All'ex sindaco e gli dedichiamo un applauso. Duccio, mi dicono che tu hai fatto una serata a Troiano, proprio davanti casa. Dai! Sua! Sì. Quanti anni fa? Sarà minimo 30 anni fa. No. Anche 32, 33, forse 89, 88, 90, una cosa così. E lì feci la felice conoscenza con il Montonico. Vabbè, mi sta domani lui è diplomato in enotecnica, penso tu non lo conosci. Montonico è un bianco locale, massimo, e si fa solo a Troiani. Sì, praticamente se tu l'arpinto chi sopra e chi sotto ci fa. Ma chi fa non è la stessa cosa, ecco, ci fa, ma il clima e il terreno, ecco, vamo a parlare l'agronomo che un altro. poi capo. Un gruppo di amici, qualcuno mi ha detto, poi ma oggi mi direte se lo era o non lo era, qualcuno ha detto che addirittura Ponzio Pilato è nato a Bisetto. No, è nato a Bisetto, lo sappiamo. Che i primi viaggi che ha fatto sempre a Gaza, la miggiore divina a Gerusalemme, lo è. Pare quello usato all'ultima cena da Gesù. È chiaro. Allora, visto che stiamo in tema di uva e di vini, potremmo cantare Sicilla Vemma fa, facciamo il cerimo, camo giavemmo tempe domattina. No, io volevo cantare sotto la capanna se c'è, ma è senza chitarra, va bene così. Se ci sta una base dedicata al monumento. Ah sì, veramente. Ve la ricordate? Una cosa così, che la DPC, Telepresenti Color. Ormai tu a me non sei lassato, te ne sidra, che donne lo scoppare, ma te ricordi quanti era ancora bene, e che ne stiva per me fino alla sera, sotto la capanna, non se la sangue, solo in genu fesse, alla capanna, sotto le cipresse, come non fesse, a guarda le fermiche,
monta le cosse, per fanno i cicchi, sotto la capanna, nera che la fa, sotto la capanna, andare sopra, sotto la capanna, nera che la fa, sotto la capanna, andare sopra. Però i dighe, speranze, ne perdute, ci sta donna e segni di salute, anzi mai tu armi sotto la franca, che faccio fa i miei nomi neanche, sotto la capanna, nera che la va, sotto la capanna, manda che so fa, sotto la capanna, nera che la va, sotto la capanna, manda che so fa. Cingi. E se questi che non vuoi ne posso menare il 2000. Nato il 200, va bene così. Alla salute. No, ma io non volevo sapere perché qua come le mette dentro la riesce, insomma, io prima ti stavo chiedendo se faceva già così, se tuo nonno che ti fa, ma niente niente, l'altro giorno mi sono perso la sciarpa e mi si è indurito il collo. E allora mi sono domandato, no? Se tuo nonno, ma l'amore finisce quando tutte le cose comincia e dopo finisce, ma l'amore, se io so che l'amore è eterno, me lo è come tutte le cose, come avviene prima o poi finisce, finisce. Se, perché finisce? Ma è una legge naturale. Ma perché? E lui alla fine me l'ha detto, perché a una certa età la forza di gravità diventa più forte e si attira tutto. Se te quindi la colpa di chi è? Ma è di Newton. La sentite, mia nonna vede la finestra aperta e dice che Newton è Newton, allo compare funziona così bene. Tu nonna ha detto come fai a saperne? L'hai detto la gumara. Ha detto ma lo compare si piglia certe pasticche. La nonna ha detto piglia pure tu. Mia nonna ha detto gli ha fatto sapere guaiamente tutto il paese. La nonna ha detto significa sapere tu. Ce le faccio sapere io. E allora povero nonno, pomeriggio si è affacciata alla farmacia. E dottor mi serve una cosa buona, vorrei fare la sorpresa a mia moglie, vorrei fare mani proprie, insomma a bocca aperta, ecco. Arriva da casa, mia nonna contentissima perché ha visto che aveva la farmacia, ha preparato una cena, la sera si è messa sul letto, picciata la televisione, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Zitto tu, zitti, e tu hai sentito la farmacia, e la sviata la palla, la sviata, e me, e tu Mari, mi sono drogato, ma ti ho conosciuto. Oh, qual è? Aveva un occhio di vetro. Troppo senegante, eroe. Una improva uno. Massimo Ranieri. Ti piace Ranieri? Rose per te.
Due vedi fora e capite che so io, mi riconosciuto lui è Giuciandogna. Madonna, c'è da parlare, va bene, avevamo venuto a ingannare il pomodoro e Cassilvia, va bene, ingannare il pomodoro, sì, a posto, stiamoci bene. Allora ci vediamo il 5 di giugno. Che divo. State buone. Arrivederci. Devo io, stava a dire. Sì, sì. Va bene. Dopo 100 anni né soldi, le problemi. Ma voglio, e che te la so? Che te la so? Che te la so? Ecco, se ti funziona tu va bene, se no. Fino a che funziona qua va bene, se no. A casa tua che ci sta? Ma ci sta gli anni, c'è la moglie di Diego. Sta che muoviamo, guarda, perché guarda. Moi ci sta Luletta. No, Luletta. Però c'è Arezzo. Quando andrà? 90, fregate. Quindi tu e moi, ti state e basta. Ma sì. Fede in Arve, quando arve? Lo sabato? Arve quando sto libero. Cosa sta ancora all'ospedale di Teramo? Sì. E che fa là? Là fa infermiere. Infermiere? Ma sta alla sala operatoria, sì, mi sembra. Sì, sì. Fa la ferreste. Non lo sai. Va bene. Non ci sta né ferro né niente, si tratta di qua. Ancora. Va bene. E tu lo cuore che me la devi tenuto tu? Che ti dà fastidio? A me ciò che mi dà fastidio è sempre corrido. Quando vuoi 24-25 anni. Andiamo. E che te la risolvo? Non era un professore di Tero. Non te l'accordi come si chiama oggi? Lunero, si chiamava il professore. Quando arrivo, che la febbre andrebbe perché la febbre arrivo. Perché mi fece male un giorno, un altro poco, se mi mettevi la pelle.
La pleurite, premi ci si muroia. E allora mi deve essere un passato. Inizio io te la compro dopo, perché questa tutto fa male. Le moniche te le fa. Allora me la rivaglio. E me la scendo, c'è di 3 mesi. Però me la sollevata poco volte. Ecco. Fece le miracoli, faceva anche io una quella. Era breve Volpa? Me le faceva le cose, anche io a vicenda, io arrivavo a vicenda la mattina. Me le faceva. E gli era all'ambulatorio? O io la chiesa? La chiesa, butta pure là, non era niente, non manca la cosa. A poco un professore si inserì, che mi ha detto, io qua, non vedo, faceva. Se no, la butta pure là, il padre me lo spacca. La buona mia bella. E quello è il rubamento. E quello che era il mercato delle fagioie, termine di piena piena, non li ha preso, però la mattina alle 5 è stata fernata, no, sono gemme di mettilo, aveva rispetto, l'aria pure. Diceva di cagliere l'aria pure, ci lo sentite, sente buono? Ci sente, sì. La veste imboscarsi. La veste in giovane. Non ci vedi più niente? La rete non ci sta. A me non mi vede, mo, sì. A te dal che no, per copierle. Ah, se non imparli non conosci. È difficile. Ho capito. Non ci ho potuto fare niente. Va bene. Che potevo dire, co? Che potevo dire? Potevo dire niente. Non potevo dire niente. Ma è così, eccetera. Va bene. Lo le dotte all'amministrazione della festa? Del vicino? No. All'usenica, no, ni le dotte. Perché quelli vede senza sedigli niente, capite? Quelli vede senza sedigli niente. Bravo. Gli dici che non ci vuoi mancare a me, ne? Ah, gli dicesti? Ma, per forza, con l'usenica non può fare niente, va? Non può essere perché anche il problema delle mica non può fare niente. Allora gli dici, mi dispiace, ma ti può venire tu, no? E che problema vuoi assolvere tu? Sono morto, c'è una rete, lo che vedo, quante altre. Ah. Non c'è stato mai assoluto. E ancora si assolve. E prima di invenzione, anche a vostro signore. Ci state a Sant'Antonio di Margherita. Ma tu parli dello Senechi Vecchio o di quelli ignova? Lo Senechi Vecchio, non vuole già fare, per caso che era l'umile, vai a levare. Ah. Lo Senechi Vecchio. Sì. Non ce l'avevo messo io, non si poteva levare, lo sieni che non poteva venire, ci voleva la buchetta. Trovo la buchetta a terra e ci perdeva pure la causa, doveva pagare pure quale. Ah beh, questo è successo 10 anni fa? No, ma è successo 3 anni fa. Ah, 3 anni fa? Dal 2019. Ho capito. No, se quando vai in pensione, quello di Luciani che ci stava. E ma cagnato che mancava? Ma vabbè, se della festa, se ne ho come film, voi non sapete, se come feste, io andrei in via. Vabbè. Ci arrangio cose. Ho capito. Facerà cose. Quindi il 5 di giugno. 5 giugno. Vabbè. E tu il cent'anni li fai il 30 di maggio. Di maggio. 30 maggio. 1922. 22. Che una buona salute. Sangue e latte. Tante buone. Arrivederci. E prossimi 100 anni. Ma per presente che qua? Quanti ne hai tu? Il 30 maggio. 30 maggio? 22. 22. La festa quando le facciamo? Il 5. Il? 5. Il 5 di maggio. 5 giugno? Giugno. Ah, giugno, bravo. Che volevo dire? E dove li fai la festa? All'amicizia. All'amicizia. Dopo pranzo? A lui. Quante persone invitate? Una quarantena? Una quarantena? Di meno? No, c'era 300 persone, 4. Tu dici? 300 persone? Per la Madonna. Tu la guerra ne hai fatta però?
Non ci ho fatto, ma ci sono stati sotto le armi. Ah, ci sono sotto le armi? Allora. E dove li hai fatto i soldati? Gli va a 30. A 30? Era proprio quando scappavo, gli va a Cisterna di Roma, a Belle Lettere. Giorno 30. Quando è? Salve. 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 Ercolino, allora. Il nostro centenario. Centenario. Andiamo a rivederci, no? E come si fa? Un'altra volta. Ui, che magnete. Ui, che magnete. Oggi che hai mangiato? Sono magnete. Puoi fare pure che domande? Li pagano, eh? Allora mi tratti a restare, no? Si abbassate, ma quelle cose di leve, quelle. Ma dipende dalla fioritura, però, dipende dalla fioritura e la. Ha fiorito tardi. Però aperto per asci. Mo che fiorisce la voglia d'allegà e l'allegagione dipende dal tempo buono e l'aria giogne deve essere tempo buono e l'aria non lo sa proprio giogna nada lo sa più. Ma quanti anni ha questo nostro amico? Poco. 82 anni. 82 anni, sì. Complimenti. No. Sei un giovanotto allora, eh. Vai ancora a lotta, vai ancora a lotta? Quando quelli che avevano 82 anni, quando lui aveva 82 quando anni. Quando lui aveva 82 anni, quindi allora, tanto per la TV, quanti anni ha esattamente? Quanti anni fa? Signor Ercolino, per la televisione, per la televisione. Per TVB, diciamo 99? 99, dopo domani, quando li fito? Al 30 di maggio. 30 di maggio, 100. 100. Che Dio la benedica. Quindi un secolo di vita, i ricordi quindi. Dite contento, s'asposa. I ricordi sono molteplici e ricchi. Dite contento, s'asposa. Ma lei lavora ancora l'orto, c'è ancora l'orto? No, l'orto non ce l'abbiamo più, abbiamo soltanto 4 viti. 4 viti? 4 viti. Ah, che è da portare avanti, sempre. No, la vite. Guardi, è morto, pure 4 pozzi di pomodoro. La vita pure 4 pozzi di pomodoro. Allora. 4 pozzetti di pomodoro. Ah, qui giusto per mangiare fresco. Quando per mangiare fresco. Io mi mangio mezzi verde. Mezzi verde, la mani buoni. Cioè. La vita ha bisogno di essere curato. Olio buono. Complimenti, signor Ercole, complimenti. Sili, chi è qua? Come no? Lo figlio di Masco. Bravo. bravo. Okay, quando le mamme smesse, sono state quelli discendendo. E quello bazzicogli pure che là, menogli. Chi è? Massimo. Papà. Beh, guarda, mi devo fare l'uomo, ma che no. Era a mangiare anche io. Sono stato a Carmelo. Mm-hmm. Non è come la Carmela,
Infatti, ma anche che lo, lo ritrovo del presentese. Sì, ma certo. No, ma... Villa Troiana. Ma... Era la villa, era la zona residenziale dei Bisentini, mi ricordo, della Votec. Quelle che io mi ricordo quando ero in fattoria, quelle erano un po' severe con queste robe sopra. Perché con manina a macete li facevo io. Certo, certo, certo. Poi diceva, quelli c'hai tempo, posso fare tutto. Però, se io te me ne dici voi, io devo dire, ma sono, ne posso fare. Ne posso fare, beh, tanto lì. Potesse una volta buona poi al blu delle volte per la tua mandare a capestare ma si veniva a fare sta masciatola allora non si vede come dico vediamo come stava molto lungo stava molto come è che si dà Lorenzo, saltava, trovi benito, quello che ci sta Lorenzo, ma non si è. Ma lo massimo, mi dice, tu, forse è una cosa, io non te la consiglio, però se ti avessi tu, dice, fatta da l'anticipo però. Fatta da l'anticipo? Beh, dice, tu mi dai l'anticipo, allora tutto si può fare, però se non mi dai l'anticipo non si può fare niente, per quello può essere pagato. Per certo. No, guarda, poi mi faccio a mano. C'è il 15 anni. Ah, ah compa. Se avevi ragione, compa. Ah, beh, allora, sta tutto zitto. A mano, lo volevi dire. State buoni. Sì, esatto. Sì, se avevi da stedevo. E che triste. Oh, io me l'arvaio. Quando mi muore io. Quindi, tutti me l'arvaio. Quindi, ti posso aiutare. Ciao. Ma che ma andiamo a vedere le operazioni, non lo si scaricare. Quando, questo è perché me lo dico, c'è uno poi c'è, poi sta la vigna. Allora, senti che bella arietta tu, uno spettacolo. La pezzi, a chi ridere, la pezzi, la voglia fare la sorda, la pezzi. La pezza aveva fatto la sora, per cosa ne faceva la madrina, ma ce ne io troppo. Allora faceva la sora, poi la madrina dai per te. Quelli. Quelli che. Si meglio un po' la madrina ora. Ah. 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 Tante buone. Ciao. La scarica continua di prete, di nuovo. Guardiamo.
5 Morra 7 fa 14 3 5 ci sono io ci sono io 7 bravo no tu state bravo 4 fare battuta e mouse ma io figlio d'arte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Benedetto è il frutto del tuo seno per noi. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rivolgiamo essi figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo questa valle di lacrime. O benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Pensando avete notato che durante la processione ho accorciato un po' il rosario, invece 10. Qualcuno sta attento, qualche speaker obiettivo. Bravo. Fatto bene. Sta bene. Io spendo 3 soldi. Sta bene. Io tengo in questi terrazzati deficienti l'autorità giudiziaria non ti fanno di cazzo loro. Va bene. Io ho due mani. Devi trovare la notizia, devi fare lo scazzamorte. Se io vado alla destra, vai alla sinistra. Non te ne deve fregare. Ah, pure che qua si muove. Io tengo la mitraglietta. Porco. Io tengo la mitraglietta. Quando arrivo, tac. Sotto, va a fare il culo. Ma quello non lo provai, giù va. Quando una? Ho passato il giù va. Porta. Il maresciallo deve fare il maresciallo deve guardare. Ah, il maresciallo. Che l'hai? Anche che l'autorità giudiziaria. Che l'ha? Con l'autorità. L'autorità. Sì. Che fa pure le fotografie qua. Ecco. Questo verrà. Giova, Gersendome, ciao. C'è una spicca. Attenta. Aspetta, andiamo a Cristo in Carmandano, porco Dio. Ma sapete che mi si abita in casa? Questo, tu chi? Prima tu lo giornalare. Questo qua, il comando generale, ve le faccio conoscere. Fra poco saremo pensionati direttamente. Perché va uno, io nel ninghe la vaga, ma mi mancano un po' di respiro. L'isolotto perché l'isolotto che risente l'autorità giudiziaria sono le guardie comunali. Ah, che così. Quello là, io mi credo che l'avevi che mo porco. No! Quello mi ha fermato! Ah, ecco! Io avrei fatto il corso a Teramo, tutto a posto. Dopo un po', guardo 4 giorni, scaduta la patente. Che l'avevi visto? Non sono sufficiente. Patente. Ci sto in questa farmacia. Io ho fatto sulla caserma. Giro,
E che ci sto io, quelli che sto a scaricare le palane. Non potete fare il sentiero rotatorio scivi vicino alla banca, ma l'avevo fatto. Il sentiero rotatorio, ma io le palanche, era la sera, mi facevo, mi fermo la guardia. Ma non faccio nulla, ma le faccio. Ma, porca madonna, quello io, il camminoio, la voglio arnuvare. Tutto a posto, la nata è tutta a posto, Gigi. Sì. Tutto a posto. Sì, per il fatto perché vai a destra, perché vai a sinistra. Sì, se la cannonata. Tutto di posto. Va? Ma stirrito. Ma voglio stirrito la patata. Ma non dici la via, Giovanni. Innaggia la madonna. Passiamo la vecchiaia più tranquilla. Ma sì, ma io li no. Ma perché non puoi fare sempre morti? No, non li puoi rifare. Perché le devi rifare? Che mi sono aiutato un sacco di salve, ci sei la nuova. Alla collaga che... Appena appena arpito. Porco Dio. Se Giovanni sta già... No, sta già anche la sai. Allora... Ci vediamo, Giovanni. Sta già buono. Questa bellezza. No, ciao, Giovanni, già ti bene. Ciao, ciao. Passate. Nove direttamente, ma ci controllano, perché già sono accorti che credi che va a pigliare delle cose e non va d'accordo, ma non li delle perde, delle perde, giù. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, la parte. Che ha fatto? Ma perché non pure le persone esperte, dove stai? Anche per me questo per piacere, che se non mi si incazza il cugnato, ma che ecco Giovanni. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ecco, a gennaio mi manda a chiedere, vai là, faccio quello che deve fare e mi darà la patente. Che la tarda sicuro. E viva TV Bis, viva Bisetti, viva TV Bis! La cappella arti ma si storta. Ma ancora a morte. Andai in arti ma che ti metti a mamma. Thank you.
niente. Io allora, dedicato a tutte le donne, una serenata d'amore che si intitola Signorie. Signori, mademoiselle, mamma mia quanta sbella, te volesse dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina sta lontana, sin da me sta serenata, non sta notte ancora ancora, mamma mia non vedo l'ora, mamma mia non vedo l'ora. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola lo sfondo, la luna tra le fronte. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola lo sfondo, la luna tra le fronte. Signori, ma quanta notte che si intitola Signori. Signori, mademoiselle, mamma mia quanta sbella, volesse dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina sta lontana, sin da me sta serenata, non sta notte ancora ancora, mamma mia non vedo l'ora, mamma mia non vedo l'ora. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola lo sfondo, la luna tra le fronte. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola lo sfondo, la luna tra le fronte. Se ne messe la farina nelle pelle d'aiolina, ha passato lo 48 e la panza ancora s'abbotta, già che non aveme che fa, cantemme la storia di chi ne può mangiare. Corre, corre, mamma cara, leva lo fuoco dalla gallare, da soltanto l'acqua calda dentro la panza fa un mondo che parla. E lo si taccia, pesa lo chiove, non si tritta che non si muove, se ne è messa la farina nelle pelle d'aiolino. S'accoppate le marrocche allo campo di Zerocca, gli saprà che la capanna non si beve, manca guanna. L'altro giorno so trescata anche la speranza di una magnata, ma non già ci niente, tutta colpa dell'inquinamento. E lo si taccia appesa lo chiove, non si fretta che non si muove, se ne è messa la farina nelle pelle d'aiolina. Me l'ha detto lo scarpare, che la roba costa cara, sole moglie mi sta contenta, che ha messo l'asta all'obbedente. Arrivate verso la sera, e la fama te vende nera, già se tema a un pendone, già guardiamo la televisione. E non si taccia appesa lo chiove, non si tritta che non si muove, se ne è messa la farina nelle pelle d'aiolina.
tutti, adesso sono Antonio, adesso sono Antonio. Buonasera brava gente, tutte quante cristiane, lo sapete della festa che è domani Sant'Antonio, lo nemiche dello demonio, è domani Sant'Antonio, lo nemiche dello demonio. Sant'Antonio lo deserto si cuceva le taglioline, lo demonio per desperte gli freghette la vergine. Sant'Antonio non si ingagna che le mani se le magne. Sant'Antonio, Sant'Antonio lo nemiche dello demonio. Sant'Antonio lo deserto si cuceva le pantalone, Satanas per desperto gli freghette le bettone. Sant'Antonio se ne frega che lo spaghe se le leghe. Sant'Antonio, Sant'Antonio.